È la reggaetante Gloria Rogliani, la vincitrice del premio Donna 2022 nella giornata dedicata all'universo femminile. Bellissimo. Un riconoscimento, un momento di riflessione dedicato a una figura femminile che si è distinta a Venezia per l'impegno nell'ambito sociale, culturale e ambientale, la cui cerimonia si è svolta a Ca' Farsetti alla presenza della presidente Damiano per concludersi in acqua, dove le protagoniste sono salite a bordo delle barche a remi. Tantissime emozioni, abbiamo parlato di tanti temi importanti e oggi celebriamo le donne, tutte le donne, un pensiero commosso a chi è meno fortunato di noi, a chi sta vivendo la guerra. È la prima edizione, già si sta pensando alla seconda, a questo aggiungeremo anche il premio della nonna, prossima volta. Ma questa non è l'unica iniziativa della giornata nel veneziano. In quartiere Pertini a Mestre è stata posizionata in piazzetta Merini la panchina rossa in memoria delle donne vittime di violenza. Noi uomini soprattutto dobbiamo riflettere su quello che succede alle donne. La violenza non solo fisica ma anche psicologica. Quindi la panchina che abbiamo voluto in piazzetta Alda Merini è proprio per questo. Consapevolezza che noi dobbiamo avere di noi stesse, del nostro valore di madre, di donne che lavorano a casa, che donne che lavorano fuori casa. E questo secondo me è legato anche alla curiosità, alla disponibilità al sapere, al leggere, all'essere informate. Una volontaria dell'Auser ha poi realizzato una panchina in miniatura posizionata all'interno della biblioteca. Per ricordare la violenza sulle donne, non solo fisica ma anche psicologica, che purtroppo tante volte viene fatta in famiglia.